Ragazzi, ben ritornati nel secondo video. Niente, quello che volevo dirvi, qui sotto questa ventola qua, c'è il perno dell'albero motore, che c'è il cuscinetto, c'è un cuscinetto che esce e che poi si collega alla ventola. Tra il cuscinetto e la ventola c'era un paraacqua. Non è un paraolio né un parapolvere, è un paraacqua di gomma, di plastica, per esattezza di Teflon. E niente, io non gliel'ho più messo perché non mi serve, perché innanzitutto il tapiro non lo uso in casa e non lo uso sotto l'acqua. Ecco, quel paraolio, quella plastica serviva appunto per l'acqua, se c'era acqua o cosa, o quelle cose là. Boh. Adesso proseguiamo col montaggio. Io lo monto da dietro, non vi faccio vedere perché tanto è un po' nascosto. Come vi dicevo nel primo video, ci sono due viti. Ecco, due viti piccoline così. Queste qua. Ok? Due brugole e non quattro. Adesso prendo sempre gli attrezzi giusti, senza poter fare troppo casino. Sempre la brugola da 5. Brugola da 5, la inserisco nel foro, con così. Questa qua è andata giù. La riprendiamola. Eccola qua, questo è il primo foro qua. Io mi appoggio al motore perché sono solo, non ho la possibilità di avere una manina. Avvitiamo. Ok, una è avvitata. Adesso avvito l'altra, sempre con calma. Vediamo se ce la faccio. Ecco qua. Avvitando una, poi ce la fai anche avvitando l'altra. Ok. Adesso per mia sicurezza ho un cricchetto. Me lo tiro un po' più forte perché col tagliavite non mi dà la possibilità di tirare come voglio, anche perché il tacchetto ha un'altra forza. Fatto questo, adesso noi andiamo in teoria a collegare la cinghia. Potevo collegarla anche prima, ma visto che è difficile impuntare le brugole all'inizio, allora mettiamo la cinghia come si fa di solito sulle altre apparecchiature. Tengo il dito spinto, schiacciato e giro l'albero. Ok? Ok. Così. Ecco. Però la spingo un po' più indietro perché è troppo lì nell'estremità, eh? Vedete? Eccola lì. Ok. Così, così come posso dire, sono certo che è a posto, ok? Perfetto. Adesso andiamo col collegamento. Mi sposto un po' il cavalletto perché
Adesso ho messo il cavalletto, oggi perché è stato un po'... Niente, ritorniamo. Adesso mi vedrete, ma... E ritorniamo ai nostri cavi. I cavi che ho liberato erano questo blu che andava qua dietro, sulla bobina. Piccola bobina, ok. Dopo c'era l'altro verde, andava... Forse posso farvi vedere un po' meglio oggi perché ci arrivo comodo comodo a questo spinato qua, vedete? Eccolo qua. E è quello del secondo verde che cerco di farvi vedere in qualche mia maniera. Ok, eccolo qua. Il verde è questo, che l'ho collegato meglio. Perfetto. Adesso noi andiamo a collegare il rosso al nero. Io ho messo anche una fascetta qua nel motore, se vedete. Nel motore. Ok. Qua nel motore così mi tiene i fili ben in ordine, non si tirano. Che dopo questo va fissato con la fascetta anche quello. Intanto porto giù i fili rosso e nero. Il nero abbiamo detto che era sotto, qua in fondo, non so se vedete, è un po' qua dentro. Eccolo qua. E il rosso va sempre dove c'è il nero, ma sopra. Non potete sbagliare, ce ne sono due faston. Ok, a posto. Adesso io mi tiro via dalla luce. Vado a prendermi due fascette. L'ombretta lì, scusate. Due, tre fascette, quattro, quello che è. Eccole qua. Prendo una forbice. Adesso io, prima cosa, dove ti ho fatto vedere prima, vi ho fatto vedere prima, ho messo già una fascetta per fissare questa gomma, questo sughero, diciamo, che raccoglie i cavi, per non schiacciare il cavo, e la fisso. Cerco di farmi vedere meno, cioè di far vedere il lavoro più possibile, però anche con le mani legate così si deve capire che è quasi impossibile. Vedete che è un po'... È un po' un lavoro lungo. È fastidioso. Ok, di così, perfetto. Scusatemi la tempistica e il tempo, e io faccio cerco di fare un bel lavoro, le lego,
cerco di legare i fili più insieme possibile. Ok? Anche questi li piego insieme, così non stanno in mezzo. Facciamo così. Questi fatto. Ok. Ragazzi, qua è tutto fatto. Io non ho di essere stato abbastanza chiaro. Abbastanza chiaro. Un'altra cosa c'è. Un altro errore che può darvi, adesso non mi ricordo se è E2, E2, qui questo sensorino qua, se c'è un po' di polvere vi dà l'errore E2, pertanto pulitelo ogni tanto con uno strofinaccio, un panno e risolvete il problema. Ecco. Adesso vediamo. Vediamo se funziona. Attacco la spina, la limitazione, scusate. Lo accendo, fa questo rumore perché si auto tara. E facciamo un bel lie. Vedete? Ha fatto un piccolo rumore perché si è messa a posto un po' la cinghia, eh? Ha fatto un cloc, si è messa a posto la cinghia. Questo è bello fisso. Non sentite assolutamente un rumore fastidioso. E adesso la ventola comunque. Adesso scusate, devo prendere il telefono dal cavalletto. Come vedete qua la ventola gira. Gira regolare. Non fa nessunissimo rumore il motore. E va regolare. Sempre come prima. Tranne che prima. Come posso dire? Prima non ero sicuro cosa che era il pezzo. Se un paraolio, se un parapolvere, un paracqua o un qualcosa che necessitava appunto di rimettere il pezzo. E così non necessita niente e siamo a posto. Ok? Vi auguro una buona serata e se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao!